Buongiorno e benvenuti a Belli da Leggere, la rubrica di Repubblica, anzi di Todo Modo, per i lettori di Repubblica Firenze. Allora, due libri sulla follia ebraica di Jacques Fox, non si sa come si pronuncia. C'è Cheim Grade, La moglie del rabbina, sono due libri editi per i tipi di La Giuntina. L'invidia genera mostri. Questo è un libro... È un libro, sì, sulla follia ebraica, raccontata da questo autore che si laurea in matematica ma poi va a fare un dottorato ad Harvard su Borges e Perec, e approfondisce moltissimo tutto quello che sono i pregiudizi che hanno subito gli ebrei durante la storia. In questo libro fa un... inserisce tutto un racconto storico, quindi va da Charcot, racconta tutta una serie di vicende, poi intervalla le sue considerazioni con delle biografie in cui una chi sono biografati? I biografati sono eccezionali. Racconta di Woody Allen e lo definisce una frase di Singer che è maledetto all'ombra del pagliaccio. Fantastico, e quindi per quelli che hanno comprato il libro di Woody Allen, secondo me questo è d'obbligo, perché è un punto di vista veramente interessante, perché è ironico, però è molto profondo. Come sono loro? Sì, sono eroici, sì, ma... Eroici. E però poi ci sono Bobby Fischer, Ron Jeremy, che è l'attore... Pornostar pre-Viagra negli anni '80, fa molto ridere. Poi indubbiamente il racconto più sentito è quello per Sarah Kaufman, perché è la sua no, è la diciamo è sicuramente è il racconto più emblematico. Quindi vi consigliamo di leggerlo. Sulla follia ebraica? Sulla follia ebraica, perché è un libro che è veramente originale. Allora, se questo è un libro sull'invidia, vorrei dire che questo è un libro sull'ambizione. Sì, è l'invidia dei vicini, perché parte dai collaborazionisti francesi che mandano... Come già si capisce dalla veste grafica, questo libro, appena lo si prende in mano, si capisce... che trattasi di un classico. Però quando è arrivato in libreria, io e Maddalena sapevamo né chi fosse l'autore né cosa fosse il libro. Abbiamo chiamato subito Schulin, che è il fantastico editore di questa casa editrice, e lui ci ha rassicurato: ragazzi, questo qui è una bomba. In effetti è un romanzo bellissimo, è la storia principalmente direi di una comunità in un paesino dell'est Europa, ma la protagonista assoluta è Perele, che è la moglie del rabbino, ma prima di essere la moglie del rabbino è la fidanzata di un ex rabbino, anzi il rabbino più cool di tutti i tempi, bravissimo, grande esperto di Talmud, arringatore di folle, e la figlia di un grande rabbino importantissimo. E lei, promessa sposa a questo rabbino promettentissimo, in realtà viene lasciata sull'altare, direi, e si sposa invece con un rabbino mansueto, una persona tranquilla, amata da tutta la comunità, serena, ottimo padre, però che ha un grande difetto per la moglie, che non è per niente ambizioso. La moglie farà di tutto per fargli fare carriera, cercandolo di spostare di comunità, lui non ne ha punta voglia. È un libro divertentissimo ed è, credo, io penso, il miglior romanzo che possiate incontrare per capire come funziona e quali sono i meccanismi che stanno dietro alle comunità di paese in generale, ma la cultura ebraica. Questo, come dice Wiesel, è il più grande romanziere yiddish, quindi per tutti gli amanti della letteratura, singeriani in avanti, sì, prima lo citava Maddalena, sì. Leggetelo ovunque voi siate, La moglie del rabbino, Chaim Grade, Giuntina Editore. Lo lascio qui, almeno...